Angelo Carrara, il nostro Angelo Carrara qui della Valle, presidente dell'Associazione Artigiani di Bergamo. Giulio Romani, segretario generale FIBA CISL dei bancari, di cui avrete potuto apprezzare anche una raccolta firme fuori. Vi accomodate, l'affitto l'abbiamo pagato fino a lunedì, a martedì sera. Modera, non è la prima volta che viene a trovarci. Zapperi, vieni sul palco. Cesare Zapperi del Corriere della Sera. Io però volevo fare... Ah, c'è anche Garavaglia, mi dimenticavo di te. Ma pensa che mi dimentico. Garavaglia, vieni! Un forte applauso al nostro assessore regionale. L'ho avuto come collega solamente per un mese e mezzo al Senato. Grande perdita a Roma, grande risorsa in Regione Lombardia. Bravo. Allora io adesso, sai come Garavaglia mi conosci, vorrei fare un piccolo interventino, ma piccolo. La signora Anna è la proprietaria di un bar, di quelli dove si beve forte. Rendendosi conto che quasi tutti i suoi clienti sono disoccupati e che quindi dovranno ridurre le consumazioni e le frequentazioni del suo bar, escogita un geniale piano di marketing, consentendo loro di bere subito e pagare in seguito. Segna quindi le bevute su un libro che diventa il libro dei crediti, cioè dei debiti dei clienti. La formula bevi ora e paga dopo è un successone. La voce si sparge, gli affari aumentano e il bar di Anna diventa il più importante della città. Lei ogni tanto rialza i prezzi delle bevande e naturalmente nessuno protesta, visto che nessuno paga. È un rialzo virtuale, così il volume delle vendite aumenta ancora. La banca di Anna, rassicurata dal giro d'affari, le aumenta chiaramente il fido. In fondo, dicono i manager, quelli che calcolano il rischio, il fido è garantito da tutti i crediti che il bar vanta verso i clienti. Intanto l'ufficio investimenti e alchimie finanziarie della banca ha una pensata geniale. Prendono i crediti del bar di Anna e li usano come garanzia per emettere una obbligazione nuova fiammante e collocarli sui mercati internazionali. Gli sbornia bond. Che ottengono subito un successo incredibile e ottengono anche un rating di AA+, come quello della banca che li emette chiaramente. E gli investitori non si accorgono che i titoli sono di fatto garantiti dai debiti degli ubriaconi disoccupati. Così, dato che rendono bene, tutti li comprano. Conseguentemente il prezzo sale, quindi arrivano anche i gestori dei fondi pensione a comprare, attirati dall'irresistibile combinazione di un bond con alto rating che rende tanto e cui prezzo sale sempre. E i portafogli in giro per il mondo si riempiono di sbornia bond. Un giorno però alla banca di Anna arriva un nuovo direttore, che visto che in giro c'è area di crisi, tanto per non rischiare, le riduce il fido e le chiede di rientrare per la parte in eccesso al nuovo limite. A questo punto Anna, per trovare i soldi, comincia a chiedere ai clienti di pagare, abbastanza normale, di pagare i loro debiti, il che è ovviamente impossibile essendo loro dei disoccupati che si sono anche bevuti tutti i risparmi. Anna non è quindi in grado di ripagare il fido e la banca le taglia i fondi. Il bar fallisce e tutti gli impiegati si trovano per strada. Chiaramente il prezzo degli sbornia bond crolla del 90%.
La banca che li ha emessi entra in crisi di liquidità e congela immediatamente l'attività. Niente più prestiti alle aziende. L'attività economica locale si paralizza. Intanto i fornitori di Anna, che in virtù del suo successo le avevano fornito gli alcolici con grandi dilazioni di pagamento, si ritrovano ora piena di crediti inesigibili, visto che lei non può più pagare. Purtroppo aveva anche investito negli Sbornia Bond, sui quali ora ha perso il 90%, lo stesso fornitore. Questo fornitore di birra inizia quindi a licenziare e poi fallisce. Il fornitore di vino viene invece acquistato da un'azienda concorrente che, per una questione di logica, eccetera, chiude subito lo stabilimento locale, manda a casa tutti i dipendenti e sposta la produzione a 6.000 km di distanza. Per fortuna la banca locale però viene salvata da un mega prestito governativo, senza richiesta di garanzie e a tasso zero. Per reperire i fondi necessari, il governo ha semplicemente tassato tutti quelli che non erano mai stati al bar, perché astemi o troppo impegnati a lavorare. Bene, ora potete, facciamo il giochino di fine estate, dilettarvi ad applicare la dinamica degli Sbornia Bond alla cronaca di questi giorni, giusto per aver chiaro chi è ubriaco e chi è sobrio. Grazie. Buon lavoro. Buonasera a tutti. Io ero convinto che gli evangelisti fossero quattro, stasera ne ho scoperto che c'è un quinto, perché abbiamo sentito il Vangelo secondo Nunzio, non è male questa cosa. Adesso toccherebbe fare la predica dopo il Vangelo, però non è compito mio, il compito mio è cercare di tirare, come dire, le fila di un dibattito che tocca un tema molto delicato e molto dibattuto, no? Le banche, la crisi, il ruolo che le banche hanno in questa crisi, secondo alcuni sono l'origine, la causa di tutti i problemi, secondo altri invece sono a loro volta dei soggetti vittime in qualche modo della crisi. Siccome appunto dopo la parabola nunziantesca entriamo nel vivo delle questioni, sentiamo da chi opera sul campo con le imprese, con i lavoratori. Quindi sentiamo da Angelo Carrara, che è il presidente degli artigiani bergamaschi, qual è il polso reale della situazione, no? Si sta dicendo in questi tempi che ci sono spiragli di crisi, di ripresa, che la situazione sta migliorando, che insomma si è toccato il fondo e si sta risalendo. Sentiamo un po' se poi questo è davvero la verità e in questa situazione le banche cosa stanno facendo per uscire da questa situazione di difficoltà. Ho preso proprio subito, senza lasciarvi prendere un appunto. No, beh, innanzitutto buonasera a tutti. Diventa difficile rispondere poi in modo compiuto, anche perché dopo la parabola che è stata molto bella e molto ben raccontata, che però, proprio per fare il Pierino, come mi ha battezzato prima, è solo una parte. Ab origine, come dice all'inizio, ma chi ha permesso a questa barista di fare queste robe qua? Chi ha permesso a questa banca di emettere gli Sbornia Bond? E chi poi va a diciamo correggere, sostenere questa roba qua, e lo posso dire perché notoriamente non sono un salvatore delle banche, anzi credo che mi si possa tacciare di tutto fuorché di questo, credo che la banca abbia fatto il suo mestiere, né più né meno. Quindi, se vogliamo fare un discorso serio, se vogliamo affrontare compiutamente questo argomento,
credo che tutti quanti dobbiamo prenderci, per quanto ci compete, una parte di responsabilità. E proprio per, comincio dalla mia parte, comincio dalle imprese. Non esiste nessun altro paese al mondo come l'Italia dove le imprese, ripeto, proprio comincio da me così almeno sono a posto, le imprese hanno costruito con il debito. Botte piena e moglie ubriaca. Le banche ci spingevano a questo, i commercialisti ci spingevano a questo, addirittura si insegna all'università, non so se ancora anche adesso, ma si insegnava all'università, non utilizzare il tuo patrimonio, ma utilizza il patrimonio delle banche. Quindi credo che questo abbia da una parte drogato il mercato e quindi il primo sassolino me lo sono tolto. Un altro sassolino è, ma come mai le banche, si sta chiedendo ormai da tempo la separazione fra banca di investimento e banca di risparmio, questa operatività qua non viene imposta alle banche. Le banche fanno il loro mestiere finché nessuno gliela impone, e quindi qua proprio per fare il Pierino fino in fondo dico, ma la parte politica di questo paese, che senza tener conto di niente istituisce l'IMU sugli immobili produttivi, crea quel mostro che è la Tares anche sulle imprese, senza fare un minimo di ragionamento su, ci sono delle signore, non uso altro termine, ma su questo intervento tafazziano. Ma credo che qualsiasi bambino dell'asilo riusciva a fare questa equazione, che se mi porto via una caramella adesso è una caramella in meno che ho. Quindi credo che anche questo aspetto qua sia da toccare. Poi certo, le banche. In questi giorni leggevo un libro recentissimo, del 1700 qualche cosa, di Benjamin Franklin, un povero mentecatto, che scriveva già allora una cosa che le banche non fanno più, perché le banche dovrebbero ritornare a fare questo, e diceva: il rumore del martello del creditore alle 5 la mattina fa dormire la banca. Le nostre banche, uso un termine perché abbiamo rappresentato dei bancari, non dei banchieri bancari, le nostre banche non vanno più nelle aziende a sentire il rumore del martello alle 5 la mattina. E credo che questo sia un ragionamento che debba essere fatto. Perché se tutti siamo considerati come la barista della parabola, credo che le banche fanno benissimo a non dare credito. Bisogna arrivare a vedere chi è la barista che dà credito agli ubriaconi e chi è quello che alle 5 la mattina comincia a far lavorare il martello in officina. Quindi credo che la prima mancanza del sistema bancario sia proprio questa. Io non credo di essere vecchissimo, ma non sono più neanche tanto giovane, e le banche ai tempi, quando ho cominciato io l'attività, facevano questo. Io a 20 anni ho avuto, quindi c'erano ancora le ruote quadrate, ho avuto 1 milione di lire dalla banca senza nessuna garanzia. Avevo 20 anni e iniziavo l'attività e mio padre era un dipendente. Il direttore della banca è venuto a vedere cosa facevo, ha visto quello che stavo facendo e senza nessuna garanzia mi ha dato 1 milione per comprare il furgone in seconda mano
credo che qualcuno di voi se li ricorda, i vecchi 8,50 Ferrero Nocciola con la riga marrone, che se tiravo sul tappetino vedevo la strada sotto. Ma credo che non lo sto dicendo delle stupidate, perché queste robe qua le abbiamo fatte tutte. Oggi, qual è la banca che può permettersi di fare una roba del genere? O che vuol fare una roba del genere? Le banche si trincerano dietro il concetto di Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3. E anche qua ritorno a prendere non solo le banche, ma chi dovrebbe vigilare anche sulle banche. Per esempio, Basilea 3, lo spauracchio che le banche ci agitano davanti, non si applica per operazioni fino a 1.500.000 euro, vecchi 3 miliardi di lire per intenderci, credo che sia il 95% dei finanziamenti. Ecco, come mai le banche utilizzano questo e non c'è nessuno di chi dovrebbe dirgli no, guarda che questo ragionamento qua di Basilea 3 è un qualche cosa che tu stai facendo arbitrariamente e non è da fare questo. E l'unico, tra virgolette, politico che l'ha ribadito più volte e anche a Bergamo è stato l'onorevole Tajani. È l'unica voce che io ho sentito a dire queste parole. Ecco, quindi io mi fermo qua perché non voglio portare, però credo che dobbiamo fare un ragionamento a più ampio spettro. Anche perché Basilea 1, 2, 3 per le persone normali è un concetto un po' complicato, per gli addetti ai lavori magari, io per primo faccio fatica a capire che cosa è, mi viene da pensare il lago di Lugano, ma forse non è la stessa cosa, ma comunque faccio una forzatura e chiedo scusa, ma non avendo un rappresentante dei banchieri, perché pur essendo stati invitati hanno preferito dedicare la serata ad altro e ognuno poi giudichi questa scelta come ritiene, chiedo a Giulio Romani, da segretario dei bancari della CISL, un po' di spiegare alla gente se i rilievi che stavo muovendo adesso Angelo Carrara su come vengono gestite le banche oggi sono fondati, dove si è sbagliato, se, allora ci metto il sindacato, se il sindacato ha fatto qualche cosa per far capire che il gigantismo bancario di questi ultimi 10 anni si è rivelato poi essere una spersonalizzazione e a gioco lungo anche una perdita di contatto con le persone, che ha portato tutto in un tecnicismo che ha fatto andare a gambe all'aria il sistema. Sì, diciamo, ho occasione di parlare come dipendente anche della banca, ho fatto per... No, non si sente? Eccolo, si sente meglio? Boh. Ho occasione di parlare anche come dipendente di una banca, visto che prima di fare l'attività sindacale a tempo pieno per molti anni ho fatto tra l'altro crediti in un'azienda bancaria e quindi ho una qualche competenza dall'interno rispetto a quello che si dice. Allora, che ci siano delle responsabilità nella crisi e nei comportamenti che hanno determinato la crisi da parte del sistema bancario italiano, europeo e internazionale, credo che sia fuori da ogni dubbio. Non c'è dubbio che le banche a un certo punto, non so se in questo caso non si può dire se è nato prima l'uovo o la gallina, ma non so se come promotrici di un modello o come partecipanti attive ad un modello, indubbiamente hanno avuto delle responsabilità importanti. Hanno avuto delle responsabilità importanti perché la metafora del bar, e in qualche caso, ma come tutte le metafore, questo è perdonabile, diciamo, superficializzava un po' la questione, però toccava alcuni temi, faceva riferimento ad alcuni temi che evidentemente si sono effettivamente verificati. Però io una cosa va detta. Io credo che ci sia stato a un certo punto, non soltanto nel sistema bancario, ma nella società in genere, in tutto il sistema economico occidentale e poi anche in quello italiano, un'idea sbagliata
sbagliata, profondamente sbagliata, del compito dell'impresa e del compito del capitale. Cioè l'idea, non sto dicendo nulla di comunistoide, perché anzi sto dicendo qualcosa di molto americano, perché è qualcosa di, diciamo, che nelle economie delle capitaliste è sempre stato predicato. L'idea che il capitale debba rispondere soltanto al proprio interesse, che l'investimento in capitale debba puntare esclusivamente alla propria remunerazione, è un'idea che conduce al sollevamento di qualunque responsabilità sociale per le imprese. Se questa idea la portiamo, oltre che nelle imprese produttive, manifatturiere o di servizi di qualunque genere, la portiamo nel sistema bancario, 1991 le banche diventano società private e rispondono a questa idea di mercato, se la portiamo lì questa idea, facciamo sì che la banca perda il suo connotato originario. A cosa è? La dico in modo un po' ruvido, ma così ci comprendiamo bene. Cos'è che distingue l'attività bancaria dall'attività usuraria? Lo scopo. Perché materialmente l'usuraio presta denaro. Qual è la differenza? Il tasso non è il tasso, perché il tasso è un valore deciso politicamente. Oggi è l'8, domani è il 9, dopodomani è il 10, ancora dopo un giorno lo decidiamo. E per l'Italia può essere 10, per la Svizzera è 12 e così via. Non è il tasso, è lo scopo. Lo scopo è l'attività sociale che la banca svolge. L'utilizzo del credito, la gestione del risparmio e il prestito di quel risparmio in funzione di un'attività sociale, in funzione del fatto che quell'attività debba servire a far crescere un tessuto economico produttivo del luogo, della comunità in cui quella banca, in cui quell'azienda opera. Questo senza dimenticare che nel momento in cui un'azienda è un'azienda privata, gli azionisti di quell'azienda comunque vogliono anche una remunerazione del capitale, questo è inevitabile. Ma le due cose devono stare insieme. Nel momento in cui si perde una delle due e si perde la responsabilità, si perde lo scopo per cui una cosa è banca e non è altro. Allora, questa roba qua, culturalmente, negli ultimi 30 anni, nel mondo occidentale, è stata accettata. Ci piaccia o non ci piaccia, e a me non piace, è stata accettata. E noi con questo facciamo i conti. Il motivo per cui non si guarda più al martello o alla signora del bar è che se è più profittevole l'attività, investire su quell'attività della signora del bar, siccome l'amministratore della banca, poi sugli amministratori facciamo un altro ragionamento, ma siccome l'amministratore della banca viene pagato in funzione della sua capacità di produrre l'utile nel trimestre, neanche nell'anno, nel trimestre, perché sono le trimestrali che determinano il corso del titolo di un'azienda bancaria, siccome è quello l'interesse, la banca guarda a quale attività è più profittevole, perché l'input che è stato dato non dal proprietario della banca, ma dal mondo economico, dal mondo politico, da tutto, è che bisogna garantire il massimo profitto nel breve periodo. E quindi si fa l'attività che nel breve periodo, non nel lungo, perché nella metafora della signora i problemi vengono fuori nel lungo periodo, ma chi se ne frega? L'amministratore viene pagato con un contratto di 2 anni sulle trimestrali, ma che gliene frega lui del lungo periodo? E allora si finanzia l'attività. Questa cultura è passata purtroppo e ha fatto sì che si sia standardizzato. Perché non si pagano più, non si eroga più un credito al ragazzo che si presenta con una buona idea? Perché oggi i crediti si fanno sui rating. Il direttore che prima aveva la possibilità di erogare il credito, oggi non ce l'ha l'autonomia. C'ha un computer, c'ha un rating e gli dice quello che può fare o quello che non può fare. Le banche avevano comportamenti diversi perché erano banche fortemente locali, vengo alla domanda, fortemente territorializzate, avevano una grande presenza territoriale. E guardate, anche per il sindacato era molto meglio, perché quando le banche erano banche con una grande presenza territoriale, noi riuscivamo a gestire meglio i bisogni dei lavoratori e i bisogni a conciliarli con i bisogni dell'impresa. Dal momento in cui le banche hanno assunto una dimensione nazionale, internazionale, le logiche di governo sfuggono ai bisogni della comunità locale. Non sono più
non, si fa il rating e si dice lui sì, lui no, è affidabile, non è affidabile, è un computer che lo decide secondo un rating prestabilito. Le autonomie dei direttori di banca oggi sono risibili, sono risibili, e questo purtroppo. Mentre per contro, guardate, questo è un altro elemento di difficoltà per chi opera, io difendo i lavoratori delle banche che spesso ci vanno di mezzo per colpa di... sono aumentate di molto le responsabilità, mentre per contro sono aumentate di molto le responsabilità perché le leggi giustissime sull'antiriciclaggio, sulla MIFID e così via, che sono leggi, MIFID uguale trasparenza negli investimenti, antiriciclaggio non c'è bisogno di spiegarlo, quelle leggi lì comportano responsabilità penali e patrimoniali dirette dei lavoratori che operano allo sportello, che spesso stanno fra l'incudine e il martello, perché lottano fra gli input che arrivano dall'alto, che gli dicono fai affari, fai affari, fai affari, e sapete che gli affari si fanno bene anche riciclando il denaro, insomma, diciamo, sono, viene bene, sono attività profittevoli, fra gli input che arrivano dall'alto e la legge che dal basso gli dice stai attento, e quando è poi la responsabilità è loro. Quindi spesso l'altro problema, chi si trova davanti il cliente è una persona che è schiacciata fra chi gli sta dando degli input di un certo tipo, tutti di natura economica, e chi è la legge che gli richiede di fare altre cose, con formazione e capacità, insomma, di scegliere abbastanza limitate, perché è un altro dei temi. Nel momento in cui, e questo riguarda tutte le aziende, guardate, non riguarda soltanto le banche, nel momento in cui si fa una scelta strategica che è quella di aumentare il profitto a tutti i costi nel breve periodo, più delle volte scontandolo sul costo del lavoro, una delle prime cose che salta è la formazione. Pensateci, è la cosa più normale. Se io devo tagliare, taglio per primo dalle cose che non si vedono. Siccome licenziare è più complicato, intanto smetto di fare la formazione ai dipendenti, che così costano di meno. Allora, questo è un altro elemento. Io sono entrato in una banca che formava molto di più della banca che forma oggi, e soprattutto molto meglio. Non solo molto di più, ma soprattutto molto meglio. Prima io ho fatto riferimento all'antiriciclaggio, mi faccio un piccolo spot. In questo paese c'è un'organizzazione sindacale, la mia, la nostra, la FIBA CISL, che ha fatto 400 assemblee in giro per tutta Italia, fuori orario di lavoro, per spiegare ai lavoratori quali sono le regole previste dalla legge sull'antiriciclaggio. Siamo dovuti andarle a fare noi, il sindacato ha dovuto fare attività di sostituzione rispetto alle imprese per formare i lavoratori sulle regole. E quando abbiamo fatto questa formazione, i lavoratori immediatamente hanno cominciato a fare le segnalazioni che dovevano fare, perché evidentemente c'erano operazioni sospette, e le banche ci hanno richiamato perché noi stavamo intasando il lavoro facendo aumentare le segnalazioni. A domanda, ma sono sbagliate? La risposta è stata no, sono corrette. E allora? Però questo è il meccanismo che in questo momento... Ma il meccanismo è un meccanismo in cui le banche evidentemente sono responsabili, ma a monte che cosa c'è? C'è la spersonalizzazione della proprietà delle banche. Di chi sono le banche oggi? Qualcuno sa di chi è la proprietà di Unicredit? Qualcuno sa? Prima si sapeva di chi era la Cassa di Risparmio, vero? Qualcuno sa di chi sono le banche? C'è la spersonalizzazione della proprietà, diciamo l'aumento dimensionale e l'obbligo istituzionale di produrre utili di breve periodo perché quelle banche possano avere investitori. Basilea che cosa dice? Così Basilea dice che ci sono dei vincoli di capitale per l'erogazione del credito. Per esempio Basilea dice che se io ho capitale investito in titoli di Stato, e le banche spesso investono in titoli di Stato anche per supportare il debito pubblico del proprio paese, se io ho capitale investito in titoli di Stato, quel capitale per l'erogazione del credito vale meno che se avessi investito gli stessi soldi in titoli tossici. Quindi, siccome ho investito in titoli di Stato, posso erogare meno credito. Perché?
perché evidentemente le regole sono regole che incentivano a un certo tipo di attività. Però, visto, io raccolgo la provocazione, sono d'accordo sulle responsabilità, sulla diffusione delle responsabilità. Anche le politiche fiscali, oggi sul margine di, sull'attività di intermediazione creditizia, le banche scontano un gravame fiscale molto superiore a quello che scontano sull'attività finanziaria. Allora se è un bel dire che devono fare attività creditizia e non attività finanziaria, e poi sull'attività creditizia pagano il doppio delle tasse che sull'attività finanziaria. Perché le indicazioni sono un po' contrastanti con quello che poi si fa. Il sistema bancario italiano è un sistema bancario che quando è scoppiata la crisi era più solido e meglio messo degli altri sistemi occidentali. Guardate, sta tutto in un rapporto numerico. Il sistema bancario italiano aveva il 66% delle proprie attività investite in attività creditizia e il 33% in attività finanziaria. Troppo, troppo, bisognerebbe separare la banca d'affari dalla banca commerciale. Ma comunque il 33, soltanto il 33. Nel resto del mondo occidentale il rapporto era diametralmente opposto. Un terzo era l'attività creditizia, due terzi era l'attività. Per questo le banche americane sono fallite, le banche inglesi sono fallite, le banche italiane no. Per questo. Ma è per la stessa ragione, oggi che la crisi si prolunga sull'economia reale, con un ritorno di insolvenza su quell'attività creditizia, perché purtroppo la gente non ce la fa a pagare il proprio debito, oggi le banche italiane soffrono di più delle banche straniere. Su questo però una cosa sola che contesto della metafora, e chiudo, che contesto della metafora iniziale, me lo consentirete. Allora, il tema dei prestiti di Stato. Allora, mentre le banche straniere, tutte, le banche inglesi, le banche tedesche, le banche francesi, le banche americane, tutte sono state finanziate a fondo perduto dagli stati, dai governi, sono state finanziate a fondo perduto a suon di miliardi per risanarle e oggi camminano, le banche italiane, che allora non avevano bisogno, nella migliore delle ipotesi, prima con i Tremonti bond e poi con i Monti bond, hanno avuto dei prestiti. I prestiti che hanno avuto le banche italiane sono con tassi che vanno dall'8% fino al 12%, cioè prestiti che se qualcuno andasse a prendere un mutuo in banca e gli dicessero ti faccio il 12% farebbe denuncia di usura. Questi sono i tassi. Quando lo Stato ha finanziato, perché questa è la polemica, il Monte dei Paschi di Siena con 4 milioni di Monti Bond, che in buona misura erano il rinnovo dei precedenti Tremonti Bond, ha fatto un prestito al 9,60%. Quindi ha un ricavo, non ha una perdita, lo Stato, un ricavo del 9,60%. Il Monte dei Paschi di Siena, che è stato gestito in modo ignobile, tant'è che ora se ne occupa la magistratura, e che quindi non ho da difendere, tra l'altro è la banca da cui io provengo, quindi figuratevi come sono contento, io sono uno di quei dipendenti che ci ha rimesso il TFR, quindi figuratevi quanto sono contento. Però il Monte dei Paschi di Siena nel suo portafoglio titoli ha 23 milioni di euro di titoli di Stato, e quindi non è lo Stato creditore del Monte dei Paschi, ma il Monte dei Paschi creditore dello Stato. C'è una disfunzione temporale, i crediti dello Stato sono a breve termine e quelli del Monte sono a lungo, però questa è la situazione. Quindi guardate, ha ragione, mi sfugge il nome, ma Carrara, ha ragione Carrara, le responsabilità sono diffuse e fanno parte di un sistema complessivo, di una cultura complessiva. O noi proviamo a rimuovere tutti insieme quella cultura di fare impresa, per cui noi lavoriamo sulla retribuzione dei manager, per cui dobbiamo lavorare sulla remunerazione del capitale, per cui dobbiamo lavorare sulla responsabilità sociale delle imprese, o noi riportiamo le imprese ad un'idea di responsabilità sociale, oppure quelle disfunzioni diventano inevitabili, perché ognuno fa esclusivamente ciò che gli conviene di più nel trimestre. Grazie. So bene dove mi trovo e so che la domanda magari può risultare, come dire, poco simpatica, però si chiama in causa la politica, e allora prima di parlare di chi sostiene il governo definito delle larghe attese perché non decide mai,
chiedo, prima faccio un piccolo passo indietro e chiedo a Garavaglia, che adesso fa l'assessore regionale, ma fino a pochi mesi fa faceva il senatore e sosteneva i governi di Berlusconi che si sono succeduti, e aveva come ministro quel Tremonti che è stato evocato. Ecco, chiedo, ma voi, dico voi della Lega, non solo, ma voi della Lega, non vi siete un po' distratti inseguendo dei vostri obiettivi, mentre quel che hanno detto i due interlocutori, il gigantismo delle banche, la crisi economica, avanzavano e diventavano sempre più gravi, e invece voi eravate forse concentrati su altri argomenti che forse non erano proprio quelli di stretta attualità. E non è forse arrivato il momento, con sincerità, se lo ritiene ovviamente, di fare anche un po' di autocritica? Bene, cerchiamo di tradurre in parole povere dei concetti non semplici, perché qui abbiamo, riprendo un po' quello che è stato detto sia prima da Carraro o Carrara? Carrara, scusa, che da Romani, mi scuso, ma è un difetto proprio in me. Da un lato si diceva perché si fa tutto a breve termine, dall'altro il punto cruciale che è quello della separazione bancaria. Parto dalla metafora e poi arrivo alla risposta. Cioè, noi nel 2011, quando c'è stato tutto il casino, dove eravamo? Allora, 2009, la metafora prima del bar di Nunzio è quella dei mutui subprime, va bene? Abbiamo visto quello che è successo. Ci ricordiamo però tutti che nel 2009, per 3 mesi, si è detto, va bene, adesso va fatta una nuova Bretton Woods, adesso vanno riviste le regole, adesso basta, abbiamo capito qual è l'errore, bisogna cambiare. Risultato zero. Il problema di fondo è che non è stato cambiato niente di quel sistema. E adesso vengo a spiegare per quanto possibile terra a terra alcuni concetti. Prima si diceva, diceva Romani, come mai adesso tutto a breve, tutto a breve, tutto a breve, e l'obiettivo, il target a breve. Ma questo nasce da una scelta strategica, nasce da un maledetto emendamento fatto al Parlamento americano sui fondi pensione. A un certo punto si dice, i fondi pensione, invece che investire come era da noi, la pensione normale cresce con un rendimento minimo garantito e quindi devi fare investimenti sicuri. Passa un emendamento in Senato, voluto da, insomma, da chi operava in borsa sostanzialmente, che dice no, i fondi pensione possono anche operare in borsa e aumentare il rendimento, così daremo delle pensioni più alte. Sì, vanno a raccontare adesso. Ma il risultato è che cambia il sistema. Da lì in poi, invece di fondi pensione muovono miliardate alla volta, invece di operare in maniera tranquilla, oculata, pacifica, vanno su rendimenti minimi garantiti del 15%. Buona. Qui abbiamo un imprenditore, se qualcuno mi spiega come sia possibile avere un rendimento minimo garantito del 15%, parliamone. È evidente che per avere rendimenti minimi garantiti così elevati devi fare le cose da non fare, devi speculare, devi fare a breve, devi giocare un po' sporco. Il problema è che questo è diventato il sistema. Cosa succede dopo? Per alimentare il sistema si dice sì, ma qui c'è un problema. Il modello di banca tradizionale, il nostro modello degli anni 30, le mitiche leggi bancarie degli anni 30 con la separazione, la banca fa la banca d'affari fa la banca d'affari, e quindi la banca dà mutui alle famiglie, la roba più sicura del mondo, perché prima di non pagare un mutuo vai dallo zio, dalla sorella, dall'amico, ma la rata bene o male te la sfanghi. È un caso rarissimo chi poi non ce la fa pagare il mutuo, oggi un po' meno per altre questioni. Oppure soldi alle imprese, ma anche lì conosci l'imprenditore e quindi sai che cosa fai, il rischio è calcolato. E perché le banche vanno a gambe all'aria? Perché passi da un sistema dove il rischio è calcolato a un sistema dove il rischio è imponderabile. Cosa succede poi? Noi, siccome siamo dei fenomeni, il 92 legge Draghi, Prodi, anche i nomi poi sono sempre quelli che tornano, anche da noi passa il modello di banca universale. Quindi cambiamo il sistema, anche da noi il modello di banca universale,
giustamente le nostre banche un po' più solide, perché un po' più con i piedi per terra. Io rimpiango ancora la Cariplo e vabbè, non c'è più, però nonostante lo sforzo delle popolari, delle BCC, che guarda caso sono sempre sotto attacco, forse questa è la volta buona che ce la fanno a farle fuori, perché sempre devono dire che non va bene, che il sistema non va bene. È peccato che da noi funziona bene e invece lo devono cambiare anche adesso. Ci sarà ancora l'ennesimo attacco su questo tema, basta guardare il sito lavoce.info, che è il faro della sinistra. Ogni 15 giorni c'è un attacco a questo sistema, è matematico. E va bene un cribbio. E allora vengo alla domanda: cosa succede nel 2010-2011? Allora lì affrontiamo prima la crisi 2009, ma noi ci sfiora, poi 2010 inizia a far male, 2011 scoppia il pallone. Le aziende se ne sono accorte prima, e qui vengo a quello che si diceva: ci sono responsabilità da parte di tutti, imprese, le banche, lo Stato, l'Europa. Le imprese, la prima crisi colpisce chi esporta, le imprese più forti, e allora lì succede che uno si organizza. C'è da me, al mio paese, una ditta fortissima, la Loal di Porte, vende porte in tutto il mondo, prima serviva 7 paesi, adesso ne serve 42. E quindi cosa succede? Lì ti colpisce, crollo della domanda mondiale, e quelli bravi reagiscono, vanno sui più mercati, fanno fatica, la sfangano, e sono quelli che oggi tengono in piedi la baracca. Dopo però succede il casino. E qual è il casino? In Europa capiscono che qualcosa non quadra. Questa Italietta tutta fatta così, raffazzonata, poi alla fine, all'ultimo, ce la fa sempre a cavarla. Cambiano le regole, perché queste regole maledette dell'EBA che sono state accennate vanno spiegate. Oggi per una banca è più rischioso tenere debiti di Stato, la roba più sicura del mondo, perché lo Stato per definizione non può fallire. Non può fallire, è una balla quella che dicono che uno Stato può fallire, neanche la Grecia può fallire. Alla peggio non ripaga un po' di bot e chi se ne frega, ma lo Stato non fallisce. E quindi quelli sono per definizione la cosa più sicura del mondo. Finché avevamo la moneta era sicura al 100%, adesso un po' meno. L'altra cosa è questo cambio appunto delle regole europee sulle BA. Dicono no, è più rischioso quindi tenere i titoli di Stato o i mutui delle famiglie, perché non sono liquidi, perché non li puoi smantellare dall'oggi al domani, ci vuole un mese, due, dieci, un anno, tre anni, dieci, piuttosto che azioni, derivati, titoli tossici, che però sono molto liquidi. E quindi in base a questa visione perversa le nostre banche vengono penalizzate, possono dare meno prestiti. L'anno scorso ci siamo bruciati 60 miliardi di prestiti in meno alle imprese, e va bene, stretta. Nel frattempo, e veniamo all'altro partner, lo Stato, e vengo quindi alla domanda: cosa succede 2010, 2011, 2012, 2013? E nel frattempo si dice allo Stato: vabbè, tu devi per forza aiutare le banche, altrimenti noi ti tiriamo fuori quella roba lì che è lo spread e ti massacriamo, perché quello è quello che è successo. Si inventano la roba dello spread e obbligano di fatto gli Stati a stare al gioco. A questo punto quello che era un problema delle banche diventa un problema dello Stato. Lo Stato deve intervenire per sostenere il sistema. Ma non il sistema italiano, non il sistema nostrano. Giustamente prima si è detto, noi qui abbiamo dato poco niente alle banche, però abbiamo dato 46 miliardi l'anno scorso con il governo Monti alle banche francesi, tedesche, spagnole, portoghesi, di mezza Europa. 46 miliardi è il totale del buco che abbiamo noi tra entrate e uscite. Vi immaginate dare 46 miliardi alle nostre banche per dare crediti e mutui alle famiglie? Noi non avremmo nessun problema, navigheremmo nell'oro. Invece no, noi sulla base di regole decise, ma da chi? Decise da un'istituzione privata, perché poi alla fine è la politica che manca, decise dalla BCE, che è l'unione, l'azienda delle banche, che sono tutte banche private, quindi
qualcuno decide per i cavoli suoi e dice va bene, adesso lo Stato deve risolvere il problema perché noi non ce la facciamo più. Cosa succede nel 2011? Nel 2011 succede una cosa imbarazzante. Facciamo una manovra enorme a giugno e secondo noi questa bastava e avanzava. Una bella manovra, bella tosta, e questo doveva servire per mettere i conti in bolla. Parte una campagna di stampa tremenda. Non va bene niente, non avete fatto abbastanza, lo spread aumenterà di sicuro, agosto sarà un delirio. Io mi ricordo ancora l'ultimo sabato di luglio 2011 un articolo sul Sole 24 ore di Luigi Zingales che demolisce la manovra fatta in giugno, pesante, molto pesante. La demolisce, dice bisogna per forza anticipare il pareggio di bilancio. Da lì parte il mantra del pareggio di bilancio anticipato di un anno. Tant'è che chiamo l'amico Giorgetti, gli dico ero al mare, leggo il Sole, ho detto caro Giancarlo qui si scatena il finimondo. E infatti in agosto successe quello che successe, il delirio. Da lì in poi le motivazioni sinceramente ancora oggi mi sfuggono, poi magari la storia ci dirà chi aveva ragione, però da lì in poi la situazione diventa incontrollata e incontrollabile. Si poteva fare di più? Secondo me no, si è sbagliato a fare troppo. L'anticipo del pareggio di bilancio l'ha fatto Tremonti. È stato fatto sulla carta per rispondere a queste obiezioni, facendo una boiata pazzesca. Una boiata pazzesca, ma tutto il mondo politico, tutti i giornali, tutti i ben pensanti, tranne noi zappatori, noi non siamo fini economisti, facciamo di conto con le calcolatrici, quelle con i tasti grossi, presente, quelle belle grosse così, e tutti capivano che era impossibile quella roba lì. Tant'è che poi il risultato cos'è? Guardiamo la fotografia. Novembre 2011, cade il governo Berlusconi, il debito PIL era al 120%, dopo un anno di quella cura che doveva essere quella giusta, perché ci hanno detto che quella era la cura da fare, no? Abbiamo fatto quello che ci dicevano di fare tutti i fenomeni. Beh, bene. Oggi il rapporto debito PIL è al 130%, 10 punti in più, in realtà è al 133%, perché io ci conto anche i 46 miliardi che abbiamo dato alle banche di mezza Europa, che nel conto l'Europa ci dice di non metterli, ma in realtà ci sono perché sono soldi nostri. Quindi 13 punti di debito PIL in più in un anno. Nell'anno di Monti il debito aumenta di 80 miliardi, in quest'anno aumenta di altri 86. Quindi la ricetta fa alimentare su tutta la linea. 13 punti di debito PIL in più, per dare l'idea, i peggiori governi della storia della Repubblica, che per definizione sono quelli Craxi, Andreotti, quelli del pentapartito, in quegli anni, proprio quando si governava malissimo la finanza pubblica, il rapporto debito PIL, nelle peggiori delle ipotesi, aumentava di 4 punti. Però mi deve concedere l'obiezione, poi passiamo la parola a Sani. Ma se quella ricetta era sbagliata e il governo che voi sostenevate si dimise, che cosa bisognava fare allora? Bisognava resistere, non dare le dimissioni? Bisognava andare al voto, come hanno fatto in Spagna, non moriva nessuno. Bisognava far decidere ai cittadini che cos'è il fiscal compact. Noi non abbiamo votato il fiscal compact. Io dormo sereno perché questa, passatemi il termine, pirlata, noi non l'abbiamo votata. Adesso mi viene da ridere, perché il fiscal compact oggi è operativo. Vuol dire che il governo, che loro adesso sostengono, nella finanziaria che arriva, deve mettere i soldi per arrivare al pareggio di bilancio, più la riduzione del debito di un ventesimo all'anno. Ora, se, anche qui spieghiamolo, oggi il debito è 2.075 miliardi, dobbiamo ridurlo, portarlo al 60% del PIL. In 20 anni vuol dire che dobbiamo trovare 50 miliardi all'anno per ridurlo. Ora qualcuno mi dice dove li trovi quando nell'ultimo anno è aumentato di 86? Quindi prima di ridurre il debito deve arrivare a pari. Il buco entrate e uscite è di 45, quindi a casa mia 45 più 45 fa 90.
Ora, si fa fatica a trovare 4 dell'IMU. Mi dice l'amico del PD dove ne troviamo 90 nella finanziaria per rispettare il fiscal compact, quella irlata, passatemi il termine, che noi non abbiamo votato, che noi abbiamo contestato perché è una follia totale, una totale follia. E la nostra preoccupazione è questa qui. O un governo oggi, chi che sia, qui non è più, non giochiamo più la destra e la sinistra, o un governo normale va in Europa e dice: sentite, abbiamo scherzato, lasciamo perdere, il fiscal compact non funziona e non potrà mai funzionare, ne riparleremo magari fra 10 anni, oppure noi ci incartiamo e ci avvitiamo in una recessione che porterà alla totale perdita delle imprese del nostro paese. Già abbiamo perso dall'inizio della crisi il 20% del nostro potenziale industriale, il 20%. Altri 2-3 anni così non so che cosa rimane, rimarrà un paese bello dove venire in ferie, non è proprio quello che vogliamo fare. Grazie. Mi sembra che di argomenti ce ne siano parecchi. Io lascio la replica agli argomenti di Garavaglia che ha messo nel mirino il governo attuale. Mi permetto di aggiungere, più da cittadino che da giornalista, che questo ultimo mese in particolare, lo riferisco alle forze politiche, passato a discutere sull'eleggibilità, l'ineleggibilità di Berlusconi, ha rotto l'anima, perché vorremmo sentire da destra e da sinistra che si affrontassero i problemi, perché di Berlusconi francamente, almeno io, ma credo che anche gli stessi sostenitori di Berlusconi, credo che diventi una questione secondaria rispetto al giorno per giorno, e quindi ci aspetteremmo da chi sostiene il governo provvedimenti concreti e risposte ai problemi della gente. Grazie. Grazie e buonasera a tutti. Incomincerò anch'io con una battuta su Berlusconi, perché se non interessa qui dentro quale sarà il futuro di Berlusconi, ipotizzate a me cosa possa interessare, visto che io non l'ho mai sostenuto, neanche votato. E poi vorrei dire al mio amico Garavaglia, con cui abbiamo condiviso un po' di esperienza parlamentare insieme, io non so se la rilettura della storia recente sarà proprio così. Io ho molti dubbi che la lettura sia quella che hai dato tu fino in fondo. Condivido alcune cose, ma mi pare di capire che in quegli anni c'è stata una grandissima responsabilità da parte di chi ha condotto il governo dell'economia di questo paese, che si chiama Giulio Tremonti, e non è uno sconosciuto Giulio Tremonti. Vogliamo richiamare alcune sue battute negli anni passati, quando diceva che dovevamo imitare il modello americano, per cui bisognava indebitarsi anche per fare il credito al consumo. Guardate che queste cose non le ho dette io, ma se andiamo a cliccare su internet sono le dichiarazioni di Tremonti dell'inizio degli anni 2000, quando era ministro del tesoro e dell'economia nell'altro governo Berlusconi. Ci sono delle responsabilità enormi da parte di chi ha governato il paese negli anni passati, perché il livello di conflittualità che oggi si ritiene sia estremamente negativo e che riguarda tutti i partiti, a partire dal Partito Democratico, non è che sia stata una realtà che non esisteva in quegli anni tra Tremonti e Berlusconi, perché questo ha segnato profondamente anche alcune delle scelte che il Paese doveva compiere in quel periodo e in quel tempo. E poi, lasciatemi dire, c'era un grande tema, che era quello della credibilità internazionale di questo Paese qui. E questo, che piaccia o non piaccia, è un tema vero. Perché quando tu vai in giro per il mondo a fare impresa, quando tu vai in giro per il mondo e dici a degli operatori internazionali di venire qui ad investire, quelli ti dicono che vengono qui solo se hanno determinate garanzie, altrimenti qui non vengono e vanno altrove. Siccome a tutti piacerebbe
vivere in un mondo che fosse più legato, che fosse più legato ai nostri ricordi d'infanzia, alle nostre dimensioni personali, comunitarie, però non è più così e bisogna confrontarsi con una realtà che è ben diversa. Allora, quando il nostro amico Romani parlava del processo di aggregazione delle banche, mi veniva in mente quello che noi spesso discutiamo anche in questa valle, in questa realtà bergamasca, però è così purtroppo. Che cosa discutiamo noi in Bergamasca? Discutiamo del fatto che in passato avevamo dei grandi imprenditori che insomma era una formula di capitalismo familiare per cui questi alla fine facevano lavorare tanta gente ma rispondevano direttamente anche alle comunità in cui operavano e sapevano far ritornare anche su quei territori una parte di quegli utili, di quei profitti, eccetera eccetera. Nel momento in cui viene meno questa formula del capitalismo familiare e c'è l'affermazione del modello delle multinazionali, ed è un processo che, lo si voglia o non si voglia, avviene perché nel mondo della globalizzazione è un elemento incontrastabile, è chiaro che tutti questi fenomeni a cui facevo riferimento, questi risultati non ci sono più. Allora, quando si è aperto il dibattito attorno alla realtà di Unicredit e ai processi di aggregazione, a quello che comportava questo soggetto bancario, primo soggetto bancario a livello europeo, in cui l'Italia aveva tra l'altro un ruolo importantissimo, si ragionava tenendo conto ovviamente di quello che stava succedendo nel mondo. E questo non lo possiamo negare, perché dobbiamo confrontarci con questa realtà qui. Poi certo, se andiamo a vedere i comportamenti delle banche, sono comportamenti che risentono molto dei contesti e delle condizioni ambientali, come siamo soliti dire. Allora, siccome io prima di fare il parlamentare mi occupavo d'altro, in particolare per quanto riguarda le aziende, allora potrei citare non so quanti casi di situazioni che abbiamo visto, e cito sempre la realtà bergamasca, in cui si diceva, ma io faccio il barista, io faccio il medico e tu invece cosa fai? Il notaio, non lo so. Ecco, ci mettiamo insieme che ho visto che c'è una bella area in quel paese lì vicino a Bergamo, facciamo una SRL, costruiamo 7-8 appartamenti e poi li vendiamo. Ragazzi, questo è quello che è avvenuto tra il 1996 e il 2006. In una situazione di esplosione dell'edilizia che ancora oggi paghiamo in tantissimi contesti e in tantissime formule, e quelli che facevano la SRL in quel contesto lì, guardate che la facevano senza metterci dentro un euro e la banca finanziava tutto. Perché ho fatto questo esempio? Perché le dinamiche dell'edilizia oggi pesano nei bilanci delle banche, anzi nelle nostre realtà sono quelle che pesano di più. Quando quindi non c'era la crisi, il comportamento al di là dei rating era quello che ho appena citato e appena richiamato. Oggi, che chiaramente viviamo momenti di grande difficoltà, i comportamenti sono quelli che conosciamo, basta, non si elargisce più credito. Ho letto oggi sul tuo giornale, Zapperi, le dichiarazioni, le interviste. Io sono contento che dalle semestrali degli istituti di credito bergamasco si registri un incremento degli impieghi, quindi vuol dire che si dà finanziamento, tradotto, pur con una diminuzione della raccolta. Non lo so se è un fenomeno solo nostro, perché se leggo i dati degli uffici studi del mese di luglio, di Confartigianato, di Confindustria e di Confcommercio della settimana scorsa anche, dicono di una situazione diversa, e cioè che il credito, è stato in parte anche richiamato prima da Garavaglia, il credito in questo anno, da maggio dell'anno scorso a maggio di quest'anno, si è contratto notevolmente e si è contratto per le imprese
come si è contratto per le famiglie. Quanti imprenditori incontriamo che ci dicono: ma ho lì 7, 8, 10 appartamenti da vendere, o anche alcuni che potrebbero comprarlo hanno qualcosa da parte, ma le banche non gli fanno più il mutuo. Io mi confronto con questa realtà, con questa realtà. E quindi, ecco, siamo dentro un sistema che deve tener conto di che cosa? Delle dinamiche mondiali che a seguito della globalizzazione oggi condizionano anche il nostro modo di agire, di noi che siamo qui questa sera a fare questa riflessione, e quello che faremo nel momento in cui usciamo di qui, e poi delle dinamiche locali nei confronti delle quali sono convinto anch'io ci debba essere un'attenzione molto particolare, per cui la banca cosiddetta di prossimità è riuscita a svolgere ancora una sua funzione attraverso quelle che erano una volta le casse rurali, gli istituti di credito, che hanno retto in parte perlomeno, la situazione drammatica che in alcuni contesti abbiamo avuto modo di rilevare. Quindi globalizzazione da un lato da cui non si sfugge, e non si potrà fare non banca, impresa, senza tener conto di questo elemento qui. Processi di trasformazione dei processi industriali. Non possiamo più pensare che il comparto industriale che noi abbiamo in testa dei decenni passati, del decennio passato, ci sia ancora. Non esiste più quella roba lì. Ci sono degli elementi strutturali dentro il nostro sistema. Con che cosa la paghiamo la cassa integrazione? Voi pensate che il debito pubblico degli Stati Uniti, piuttosto che di altri paesi europei, sia dovuto a che cosa? È dovuto alla situazione straordinaria di crisi che anche quell'economia sta vivendo. Gli Stati Uniti hanno avuto un'esplosione del debito pubblico in questi anni qui. Altissimo è il debito degli Stati Uniti, per non parlare di quello del Giappone. Ci sono delle condizioni economiche con cui dobbiamo confrontarsi, che sono queste. Certamente dobbiamo anche noi pensare su due livelli. Il primo livello è quello di fronteggiare l'emergenza, e noi adesso stiamo cercando di fare quello. Lo so che è impopolare dirlo, ma il governo Monti ha dovuto fronteggiare l'emergenza di un paese che stava comunque affondando, non per colpa di Monti, non per colpa di Monti, e mi riferisco alle responsabilità di chi governava prima, ovviamente. Il governo, mi riferisco alle responsabilità di chi governava prima. Il governo Letta oggi sta affrontando le difficoltà che oggi ci sono, e queste emergenze qui. Dopodiché è così. Per favore, lasciate. Il governo Berlusconi non l'ho sostenuto io, ha sostenuto qualcun altro. Quindi, da un lato c'è la necessità di sostenere e di governare l'emergenza, dall'altro c'è la necessità di rimuovere alcuni degli elementi strutturali che non riescono a far partire e a rilanciare l'economia di questo paese qui. Perché quei dati riferiti al PIL che ho detto prima, dagli anni 60 ad oggi, sono dovuti anche ad alcuni elementi strutturali che non si riescono a rimuovere, e se non si rimuovono quelli, l'economia di questo paese non parte più. Poi, siccome stiamo facendo un dibattito, ognuno evidentemente esprime... Sono d'accordissimo, per fare questo però bisogna trovare le risorse, chiaro? Sono d'accordo che bisogna abbassare il costo del lavoro, ma non da oggi, da tempo. Per cui emergenza, ma anche rimuovere gli elementi strutturali che impediscono la ripresa. Grazie.
abbiate pazienza, si può anche avere un'opinione diversa e la si ascolta e Garavaglia esprime la vostra e ascoltiamo. Forse in questo paese c'è poca capacità di ascoltare le opinioni, che magari non si condividono, ma se si facesse anche solo la fatica di ascoltarle non sarebbe male. Così come noi abbiamo ascoltato quelle degli altri. Allora veniamo a Carrara, visto che le responsabilità ce le hanno tutti e lei per primo lo diceva, no? Diceva abbiamo anche noi le nostre responsabilità, allora io faccio il provocatore, visto che non è che i bumi, non è questo il problema. Voi come categoria, come associazione di categoria, da sempre storicamente rappresentate un polmone di voti enorme, magari adesso si è un po' ristretto, però siete sempre stati, come dire, circuiti o avvicinati dalla politica perché eravate un bel serbatoio di voti. Non è che anche voi avete la vostra bella responsabilità perché negli anni, nei decenni, avete blandito la politica o avete sostenuto la politica e solo quando avete pagato sulla vostra pelle i danni della politica avete cominciato ad aprire gli occhi? Mi aspetto una risposta sincera e franca da quale è il personaggio. Sincerissimo, perché io l'ho sempre detto e è purtroppo lo sbaglio che abbiamo fatto noi, poi potranno essere d'accordo o meno d'accordo, credo che l'ultimo governo Berlusconi sicuramente è stato sostenuto da una grossa fetta diciamo di questa parte di società. E credo che c'è stata una delusione grossissima, perché io sono un povero ragazzo di paese, quindi non mi metto sul piano dei due onorevoli, però non dimentichiamo, magari può confermarmelo Romano, a novembre del 2011 non c'erano fisicamente i soldi per pagare gli stipendi. Poi uno può essere d'accordo o non d'accordo, novembre 2011 potrà spiegarvi lui come funziona l'interbancario internazionale. Novembre 2011 non c'erano i soldi per pagare gli stipendi, non c'erano fisicamente i soldi in banca da andare a prendere. Poi possiamo essere d'accordo o meno, e ripeto, questa come parte di società concordo pienamente con quello che ha detto Zamperi, abbiamo una colpa grossissima, perché abbiamo delegato fortemente. Abbiamo delegato senza intervenire. Il governo Berlusconi ha avuto una maggioranza bulgara per 4 anni per ribaltare e per intervenire su tutte queste cose che sono state dette, e ognuno ha detto delle cose vere e anche dal pubblico sono emerse delle cose vere. Non è stato fatto niente, zero. Io oggi sono stato intervistato sulla situazione di oggi, ma ho detto che è da anni che è così. E scusatemi, ma devo leggere, non mi ricordo mai, mi confondo il termine, forse sarà, scusami se sarà sull'eco, ma la politica in questi anni si è comportata in modo scellerato, tutti, e noi, e ripeto, mi prendo la mia parte di colpa, noi abbiamo delegato, abbiamo dato l'assegno in bianco alla politica, a tutta la politica, e questo non va bene. Ripeto, lo sto dicendo, come dico prima, da un povero ragazzo di paese, senza fare tanti discorsi, però questi ragionamenti qua, noi ci stiamo mettendo mano. Il discorso di voler ricostruire qualcosa, il discorso di voler intraprendere qualcosa, perché è vero come diceva Sanga, che ci piaccia o no, un discorso di globalizzazione è inarrestabile. Noi adesso siamo su un crinale, siamo sulla punta di un crinale, è un attimo rotolare da una parte o scendere dall'altra, è un attimo poter... Facciamo quello che vuole, ma non bisogna farlo, perché il rischio è di arrivare ad essere come la Siria. 2 anni fa un carissimo amico mio è stato in Siria e mi è stata descritta come il paese del Bengodi.
si stanno ammazzando, il rischio è questo. Gli studi internazionali stanno dicendo Siria, Egitto, Tunisia, quindi tutto il Nord Africa, e la classifica prosegue con Grecia, Spagna, Italia. Il rischio è questo. Il rischio è questo, ma credo che abbia detto qualcosa di simile il Vescovo ieri, quindi poi credo che il Vescovo non sia un qualche cosa che fa politica. Però voglio dire, noi dobbiamo riaprirci a questi ragionamenti qua, perché se non ci prendiamo la parte di responsabilità che abbiamo, e ripeto, noi come imprese l'abbiamo, quello che io sto dicendo è, a noi imprese ci stanno chiedendo di cambiare, di modificare, e l'abbiamo fatto, lo stiamo facendo con difficoltà, lasciando, come si suol dire, dei cadaveri sul percorso. Ecco, questa roba qua non la vedo da parte della politica e da parte delle banche, perché è questo il problema, perché non può essere il cambiamento unilaterale, che solo qualcuno cambia, perché altrimenti credo che riusciamo a poco. Grazie. Come abbiamo sentito, molto, molto diretto e molto forte Carrara. Chiamo in causa Garavaglia, perché lui è stato molto severo, ha parlato di politica scellerata e l'ha detto a 360 gradi, quindi includendo anche la sua parte politica. Che cosa risponde? Respinge al mittente questa cosa? E poi magari ci aggiungo anche, nel nuovo ruolo di assessore regionale, che è più concreto del politico, del parlamentare, perché è un amministratore, non crede che ci sia la necessità di aprire un nuovo rapporto con il cittadino? Oppure voi state provando ad aprirlo, questo nuovo rapporto? Comunque la sfida adesso per chi fa politica è davvero cambiare l'atteggiamento ancora prima che nelle scelte, forse il saper ascoltare davvero i cittadini, non solo in campagna elettorale, salvo dimenticarsene 5 minuti dopo. Quindi leggo le due cose e le chiedo una risposta. Sì, ma poche chiacchiere e più sostanza. Diversi temi, la credibilità, il PIL che non cresce e abbiamo sbagliato tutti, dove, come, perché, e poi che cosa si può fare, che cosa si può fare in regione. Allora, primo, autocritica, abbiamo sbagliato tutti, compreso noi della Lega. Sì, noi abbiamo sbagliato, dovevamo picchiare i piedi molto di più, abbiamo aspettato troppo questo benedetto federalismo fiscale. Questo è stato l'errore strategico della Lega. Noi quel percorso dei decreti, a un certo punto dovevamo accelerarlo, dovevamo picchiare i piedi per accelerarlo. Guarda caso, quando cade il governo, novembre 2011, quando a gennaio entravano in vigore i costi standard sulla sanità, che infatti non sono entrati in vigore. Questo è l'errore nostro, politico, strategico, e io faccio mi denuncio per avere, come dire, anch'io aspettato troppo su questa china. In commissione bilancio noi tutte le volte vedevamo che eravamo lì a un metro dalla meta e la meta si allontanava sempre. Il PIL che non cresce e la credibilità internazionale. Il PIL che non cresce, o comunque cresce meno nel nostro paese rispetto ad altri paesi. C'è una semplicissima, bellissima tabella nell'ultimo, al solito, bel libro di Luca Ricolfi, che è uno che ne capisce di queste cose. Una tabellina semplicissima, e divide i paesi in due fasce. Quelli dove la tassazione sulle imprese è superiore alla media e quella dove la tassazione sulle imprese è inferiore alla media. È la scoperta dell'acqua calda. Nei paesi dove la tassazione sulle imprese è superiore alla media, il PIL non cresce mai più del 2%. Ma non solo noi, anche la Germania e anche il Giappone sono nella nostra fascia. Altri paesi che hanno avuto e hanno una tassazione sulle imprese più basse hanno avuto una crescita del PIL negli anni buoni superiore. Quindi noi siamo sempre cresciuti poco per via di questa zavorra. Oggi poi
sulla base di scelte che ritengo molto più scellerate di quelle fatte dal governo che sostenevamo noi, la tassazione sulle imprese è arrivata al 68,5%. Quindi, con la ricetta del mitico Monti, credibile a livello internazionale, tanto credibile che lo spread nell'anno di Monti è stato quasi tutto l'anno sopra i 400, tra i 380, 400, 420. Per me, lo ribadisco, lo spread è un'invenzione. Ma se dobbiamo usare quello come parametro della credibilità, vuol dire che Monti era incredibile, nel senso che non gli potevano credere. Non ha fatto quello che doveva fare. Così come non ha fatto quello che doveva fare sul punto base che è la crescita. L'anno scorso meno 3%, quest'anno prosecuzione meno 2%, cioè una catastrofe. E quindi le ricette messe in campo da Monti prima e da Letta adesso, che tanto è la stessa roba, sono semplicemente fallimentari. Questo non è, poi l'amico Sanga lo sa, non è una questione di destra, sinistra, nord, cerchiamo di fare un ragionamento pacato, i numeri sono numeri, ci siamo completamente incartati con queste ricette sbagliate. Allora, se per far crescere il PIL deve abbassare la tassazione sulle imprese, questo è il dato di fatto fondamentale, lavoro ma anche tassazione sulle imprese, ve lo dice uno che ha chiuso lo studio perché si è stufato di fare beneficenza, mi dispiace, ma a un certo punto uno guarda anche a casa sua, probabilmente è meglio investire in altre cose piuttosto che buttarle in tasse. E purtroppo questo è un ragionamento che si sta facendo in tantissimi. E l'anno venturo, il problema del governo dell'anno venturo sarà un calo delle entrate pazzesco, perché gli 810 miliardi di spesa pubblica non si finanziano con le tasse pagate dagli insegnanti, che non me ne vogliano gli insegnanti, ma una partita di giro. La baracca sta in piedi per il settore privato. Se il settore privato chiude, la baracca crolla. È quello che giù a Roma fanno fatica a capire, perché pensano ancora che ci sia la favola dell'evasione fiscale, che è la favoletta quella dell'evasione fiscale, perché di quei 130 miliardi che sbandierano di evasione fiscale, quella della cosiddetta omessa fatturazione, quindi l'idraulico che non ti fa eccetera eccetera, o il barista che non ti fa lo scontrino, quella roba lì sì e no arriva a 10 miliardi, perché ci sono gli studi di settore. Tu quando vai dal commercialista a fine anno ti dice: guarda, hai fatto o non hai fatto gli scontrini, devi dichiarare quello. Quindi di che diavolo parlano? Non esiste l'evasione fiscale per chi fa impresa. L'evasione fiscale c'è per le multinazionali che usano le norme europee come gli fa comodo. La Fiat tra poco andrà in Olanda per questo, è chiaro? E c'è per il lavoro nero, che è una piaga di questo paese, che facciamo finta di non vedere. Ma i dati sono lì che parlano da soli. Se in Lombardia ogni 100 euro dichiarati ne spendiamo 106, no? 6 piovono giù dal cielo, e in tutto il meridione ne spendono dai 130 fino ai 148, quindi 7 volte tanto quelli dei sommari lombardi, c'è un problema. Ma non è chissà che, è il malaffare, e va bene, e quello va combattuto, e è il lavoro nero che si fa finta di non vedere che c'è, sono le partite IVA finte che si fa finta di non vedere che c'è. Le racconto un aneddoto: mia figlia rompe il vetro del cellulare, dell'iPhone, io leggo su Sole 24 Ore che in Chinatown a Milano c'è un negozio che aggiusta queste cose, vado, 50 euro in nero, me lo aggiustano. Chiamo la Guardia di Finanza di Milano, gli dico di intervenire, sono intervenuti, gli hanno fatto un verbale di non so quanto, però un bello tosto, hanno pagato senza colpo ferire, l'altra mia figlia ridistrugge un altro vetro, ritorniamo lì, 20 euro con lo scontrino. Questo cosa vuol dire? Volendo si può fare qualcosa, diamo anche qualche notizia positiva, volendo si può fare qualcosa, ma bisogna metterci con la testa.
non a rompere le balle a quelli sempre i soliti, che sono sempre quelli, quelli che hanno la partita IVA, allora li vedi, ma andiamo da quelli che sappiamo che ci sono e tutti sanno e tutti fanno finta di non vedere. Prendiamo la piaga del lavoro nero, che si sa che c'è, si sa dov'è, vai e li colpisci. Sa qual è la categoria in Italia che evade di più in assoluto? Dati Censis, gli insegnanti. Non c'è un insegnante, oddio, il 93% evade, solo il 7% ti fa la ricevuta sulle ripetizioni. È una cosa banale, ma lì qualche soldino si porta a casa, non poco. Chiudo. Serve adesso però uno scatto. Noi non possiamo più aggiustare la robina qua da noi. Va bene, ognuno ci mette la sua, ci mette del suo. Vogliamo ridurre la spesa pubblica? Ok. E cosa fa il governo? Stabilizza i precari. Ok, avanti, nuova spesa pubblica. Quindi, vabbè, quando arriverà il nuovo governo, un governo vero, deve fare qualcosa di serio. Uno, ridurre la spesa per davvero, ma è facile, costi standard, senza inventare l'acqua calda. È facilissimo. Se la regione Lombardia ha 3.057 dipendenti con 10 milioni di abitanti e la Sicilia ne ha 30.000, 10 volte tanto, ci sarà un problema. È un problema anche facile da risolvere. Due, un governo serio va in Europa e dice che il fiscal compact se lo posso ottenere, tanto non funzionerà mai. Tre, anche l'euro, parliamone. Non vuol dire uscire dall'euro, che non ha senso oggi, che però i trattati possano e debbano essere rivisti, secondo noi è un'assoluta priorità. Salto subito con la pallina dall'altra parte e torno al discorso che ho buttato, alla battuta che ho fatto prima, no? Il governo che voi sostenete viene chiamato delle larghe attese perché non decide quasi nulla. Al di là poi delle questioni di questi giorni, di queste settimane che abbiamo detto prima e non ribadiamo, ma che senso ha continuare a rinviare? Bisognerebbe forse avere il coraggio di prendere atto che non ci sono le condizioni e io non ho idea di quale sbocco possa esserci. Certo, mi sembra difficile che si possa traccheggiare in questo modo, lasciando così maturare i problemi come se fossero dei pomodori lasciati al sole. Credo che forse ci sia bisogno di una maggiore concretezza. Non invidio il vostro ruolo, però da cittadino non mi devo porre io questo problema. Tocca a voi dare le risposte e vediamo se ne abbiamo stasera. Ma anzitutto vorrei riprendere alcune considerazioni che ha fatto Massimo Garavaglia, che condivido. Io sono tra quelli che non è contento per il fatto che non si parli più di federalismo e di federalismo fiscale, o che se ne parli oggi molto meno rispetto a prima. Magari io ne parlo con un approccio un po' diverso da parte di altri, però il tema c'è, tant'è che nella commissione bicamerale per il federalismo fiscale anche noi una mano all'inizio, cioè durante il percorso l'abbiamo dato, poi tutto è saltato perché... Cioè il tema è un tema che noi vogliamo anche istituzionalizzare. Noi siamo convinti che il Senato, così com'è oggi, vada chiuso e che al posto del Senato si debba fare il Senato delle regioni e delle autonomie locali. Ma questo serve a mettere un paletto su questa vicenda qui, perché poi dal Senato federale delle autonomie locali dovranno passare tutta una serie di provvedimenti che riguardano alcune materie, alcune questioni. Così come sono d'accordo sulla questione dei costi standard. Sono d'accordo sì, perché se per fare una prestazione sanitaria in Lombardia che a livello 10 costa 5, in altre regioni il livello è 7 e costa 25, tema che è stato messo, io lo condivido. Quindi ci sono dei punti di convergenza nell'interesse del Paese che si possono trovare, certamente. Io voglio che quindi venga ripreso il tema del federalismo, fuori dalle caricature ideologiche, con un sano pragmatismo, per quello che è, perché federalismo vuol dire anche saper responsabilizzare i centri di spesa,
Io su questo ci credo, no? E quindi su questo penso che ci sia terreno comune per poter lavorare. Sono d'accordo anche su altre due questioni. La questione della tassazione, lo dicevo prima, io facevo il commercialista prima di fare il parlamentare, allora lo ribadisco, sono d'accordo. Oggi, non è che dobbiamo diventare matti a rincorrere l'evasione del falegname o dell'elettricista, perché oggi la vera evasione che noi dobbiamo, poi ci sono dei comportamenti scorretti e irregolari che vanno ripresi da parte di chiunque, ma il vero tema dell'evasione, anche da un punto di vista quantitativo, riguarda le società che hanno le sedi nei paradisi fiscali, quelle che fanno le operazioni di esterofiliazione, quelle che fanno tutta una serie di operazioni che determinano lo spostamento di ricchezza senza far rilevare i nomi e cognomi. Cioè, queste cose vanno combattute. Devo anche riconoscere che nell'arco di questi 5 anni, quindi prendo dentro tutti i governi, sono stati fatti alcuni passi in avanti, perché è vero, c'è una nicchia ancora di evasori totali che va tirata fuori, perché gente che va in giro con la Ferrari e con la Porsche e che risulta all'anagrafe tributarie nulla tenente, ovviamente va rilevata e va penalizzata secondo le leggi che ci devono essere serie e rigorose. Anche quindi sul tema dell'evasione io sono d'accordo che oggi, con la crisi che c'è e con la crisi che coinvolge anche il sistema delle piccole e medie imprese, forse non è il caso di accanirsi su quei livelli, ma di spostare l'attenzione su altri fronti. E da ultimo, anche sul tema della tassazione che il signore richiamava prima mentre io intervenivo, sono d'accordo, noi lo diciamo anche noi, che bisogna ridurre la tassazione sul lavoro. Per tassare che cosa allora? Per tassare le grandi operazioni speculative, sia della rendita finanziaria sia della rendita immobiliare che hanno fatto negli anni passati, perché quelle robe lì no, sono quelle che non producono lavoro, ma sono quelle che sono il frutto di giri di ricchezza, a volte puliti, a volte no. Perché ho detto queste cose? Perché se andiamo sui temi concreti, ci sono elementi di intesa, ci sono delle condivisioni, perché guardate che questo paese o lo salviamo tutti insieme o si salta per aria e il danno è per tutti, e vogliamo e dobbiamo esserne convinti tutti di questo. E la difficoltà, e arrivo anche alla considerazione, anche perché, scusa, posso fare una piccola obiezione, perché io posso anche condividere quello che stai dicendo, però mi sembra il discorso più di un osservatore che di un protagonista della politica, e allora non mi ci ritrovo, perché cioè tu fai l'analista, in realtà sei tu come i tuoi colleghi lì per prendere queste decisioni. Non puoi dire, permettimi, non puoi dire ah sono favorevole alla tassazione, quindi, e uno si chiede ma che cosa hai fatto per modificare questa situazione, non tu personalmente, il tuo partito. A questa domanda bisogna anche rispondere che ognuno si assume, no scusate un attimo, ognuno si assume le sue responsabilità. Per fare queste scelte bisogna governarlo il paese. Noi lo stiamo adesso governando con un'esperienza del tutto particolare. Altri lo hanno governato prima e quindi il piano delle responsabilità è senz'altro molto diverso in questo senso qui, perché bisogna dire le cose con grande chiarezza. Allora, quello che voglio dire è che comunque ci sono delle grandi questioni che sono questioni nazionali di cui tutti ci dobbiamo far carico, perché se ce ne facciamo carico tutti, daremo tutti insieme una mano a risolvere i problemi importanti di questo paese qui. Per quanto riguarda... Beh, gioca fuori casa, concedetegli di spiegare le tesi. No, peraltro stiamo ragionando anche in modo così a 360 gradi, ritrovando punti di disaccordo e punti di convergenza, come è normale che sia.
L'esperienza del governo Letta. L'esperienza del governo Letta è stata la risposta ad un'emergenza che c'era. Non era la proposta politica che noi abbiamo fatto al Paese. E detto questo, no, si tira dietro tutte le contraddizioni che sono anche le contraddizioni di questi giorni. La fatica nel trovare alcune soluzioni, no? Ma anche la consapevolezza che non è facile dare comunque delle risposte in un momento come questo. Allora oggi possiamo anche andare a votare, non so se è conveniente per il Paese e neanche per le forze politiche che sono qui rappresentate e anche quelle che mancano, anche perché c'è un'altra questione. Noi per andare a votare dobbiamo mettere mano ad un meccanismo che il giorno dopo consenta di dire anche chi ha vinto e chi ha perso, e questo meccanismo si chiama legge elettorale, che non l'ho fatta io, che non l'ho fatta io, la vogliamo cambiare, sì, chi l'ha fatta ha le sue responsabilità e noi cercheremo di fare la nostra parte per dare una legge elettorale che sia in grado di restituire credibilità, perché è giusto che le persone vengano scelte e votate personalmente, e anche oltre alla credibilità della politica, la governabilità, cioè ad una maggioranza che sia in grado poi di dare le risposte ai problemi del Paese. Poi, su altre questioni certamente, come è giusto, le forze politiche hanno le loro posizioni diverse, questo fa parte della dialettica politica, però guardate, sui grandi temi, lo ripeto per l'ennesima volta, tutti dobbiamo avere la consapevolezza che vogliamo far uscire il Paese dalle difficoltà, perché se esce il Paese dalle difficoltà vuol dire che escono dalle difficoltà le nostre imprese, le nostre famiglie e i nostri lavoratori. Grazie. Ci avviamo alla conclusione e siccome il tema, adesso le due parti politiche hanno avuto occasione di spiegare le loro ragioni e questa è solo una delle tante occasioni in cui lo possono fare, abbiamo l'occasione di avere il segretario della FIBA CISL che si sta impegnando su un fronte che è quello delle banche, molto, come dire, molto importante, perché stanno portando avanti una petizione, adesso lui ci spiegherà il contenuto, che andrebbe, loro lavorano sul fronte bancario, ma io penso che andrebbe estesa ad ampio raggio, cioè si battono perché vengano fissati dei tetti ai compensi degli amministratori. E questo è uno degli scandali di questo paese, si dice il mercato, poi è un mercato che ognuno gira a modo suo. E anche se i tetti sanno molto di dirigismo, mi viene da dire che a volte quando ci vuole, e anche se è una forzatura rispetto ai sacri principi, un tetto a certi scandalosi compensi forse va messo, e credo che forse l'occasione per spiegare questa petizione sia utile. Ma io ringrazio per la sollecitazione. Posso dire una cosa da cittadino anch'io prima di esercitare il mio ruolo di segretario generale del sindacato, no? Perché sono anche un cittadino, oltre che essere un dipendente della banca ora dedicato al sindacato, sono anche un cittadino. Io anche stasera ho l'impressione di vedere un film che viene proiettato spesso, che è quello della reciproca o universale rivendicazione, circolare rivendicazione dei meriti o dei demeriti, delle colpe o delle responsabilità, ma con una carenza di fondo, cioè poi manca la voglia o la possibilità, non so, o la capacità di mettere in campo un'azione fattiva. Parliamo, ci diciamo di chi è la colpa, ovviamente ognuno cerca di darla un po' di più all'altro, questo è naturale che sia così, e ognuno di noi ha dentro di sé la propria opinione, guardate, io rispetto all'opinione degli altri ho la mia, e quindi ognuno di noi è portatore di un'opinione anche sulle responsabilità, però è come se continuassimo ad avvitarci sulle responsabilità del passato come scusa per non venirne fuori sul futuro. Cioè alla fine l'importante è dimostrare
quel chi è meno capace e non fare una proposta che determini un futuro diverso dal passato che abbiamo attraversato o dal presente che stiamo attraversando. Lo dico perché se ci mettiamo sul piano della rivendicazione, prima mi era stata fatta una domanda a cui non ho risposto completamente, che cosa ha fatto il sindacato? Se ci mettiamo sul piano della rivendicazione, io vi invito a leggerlo sul nostro sito, ma se volete sono 20 punti, si leggono in un attimo. Noi nel 2009 abbiamo pubblicato un manifesto in cui dicevamo tutta una serie di cose sulle riforme dei mercati finanziari, sulla riforma della fiscalità, sulla legalità e sulla sostenibilità, 20 punti schematici tipo introdurre una tassa sulle transazioni oppure riequilibrare il prelievo fiscale e così via, che oltre a essere sottoscritto dalla FIBA che l'aveva promosso e dalla CISL, era stato sottoscritto tanto da altre 18 associazioni, ma comunque ne cito alcuna per capirci che era del tutto trasversale: ARCI, ACLI, Manitese, Goel, cioè c'era il mondo cattolico, c'era il mondo laico, c'erano tutti. Questo manifesto è stato portato al G8 dell'Aquila, al G20 di Pittsburgh ed è stato portato al tavolo delle parti sociali del governo Tremonti, quello della crisi. Non se l'è filato nessuno. Sono le stesse cose che leggiamo ogni giorno e che ci sentiamo dire ogni giorno vanno fatte. Allora, quando è che cominciamo a farle? Nel 2005 nel sistema bancario, il sistema bancario era posizionato in quel modo un po' più virtuoso degli altri per tre ragioni fondamentali. Mi dice perché in Italia erano stati, per una cosa siamo stati più virtuosi? Tre ragioni: le fondazioni, le banche popolari e il sistema di relazioni sindacali. 2005, protocollo sullo sviluppo sostenibile unico al mondo, voluto dalle organizzazioni sindacali nel confronto con l'ABI, per cercare di arginare fenomeni di dispersione dell'attività bancaria verso la finanza. 2000, sottoscritto dalle parti e poi verificato tempo per tempo attraverso accordi aziendali. Non è un caso che le aziende italiane fossero posizionate meglio. Banche popolari, fondazioni è quello. E oggi ci vogliono togliere le banche popolari. Noi stiamo facendo, io sono uscito, i giornalisti lo sanno, con più di un comunicato stampa contro le dichiarazioni di Visco. Ma è possibile che debba essere io, che non mi conosce nessuno, a fare questa attività nei confronti di un interlocutore che mi potrebbe fare anche del male a me, perché è Banca d'Italia e mi potrebbe anche far del male, e non vedo nient'altro? Molto poco oggettivamente. Oggettivamente molto poco. Allora, e abbiamo fatto le battaglie nelle assemblee e così via. Allora, io credo che bisogna passare da questa idea che tutto è sbagliato e che quindi ci sono 7-8 cose da rimettere a posto, a cominciare a metterne a posto una per volta. Perché se non se le mette a posto una per volta, tutte insieme non ci riesce, non riusciamo facciamo fatica anche una per volta. Allora, da cosa abbiamo cominciato? C'era in questi 20 punti, abbiamo preso quella. Abbiamo cominciato dalla remunerazione del sistema manageriale. I manager italiani, così come i manager occidentali in genere, oggi guadagnano delle cifre che sono al di fuori di ogni controllo e che sono funzionali a quella modalità di governo delle imprese. E per quanto ci riguarda delle banche e delle assicurazioni, ma la nostra proposta di legge riguarda tutte le società quotate in borsa, quindi anche quelle non bancarie assicurative, richiama proprio a quella modalità di governo delle imprese e a quella modalità di rendere profittevole l'investimento del capitale, che evidentemente contiene delle distorsioni. Io sono d'accordo sul fatto che c'è la globalizzazione, che dobbiamo tener conto del fatto che comunque gli investimenti di capitale debbano essere remunerati, eccetera, eccetera, eccetera. Non sono d'accordo sul rassegnarsi al fatto che ciò debba determinare una esplosione della ricchezza per pochissimi soggetti a scapito della stragrande maggioranza delle popolazioni. Non è il nostro compito consentire che questo avvenga.
Io credo che la globalizzazione sia inevitabile, ma siccome sono convintamente democratico, non democratico del Partito Democratico, ma democratico come affezionato alla democrazia, io credo che la democrazia si fondi sulle regole, perché in assenza di regole c'è anarchia, e oggi la caratteristica dei mercati economici e finanziari è quella dell'anarchia. Non c'è nulla di democratico nei mercati, tant'è che l'economia, che la politica oggi è schiava dei mercati finanziari ed economici internazionali, dipende da quelli e non è libera di decidere, perché non ci sono le regole che questo consente di fare. Allora, da cosa cominciamo? Noi cominciamo da un pezzetto, non sarebbe neanche proprio il nostro compito specifico. Cominciamo da una cosa: mettere un tetto alla remunerazione dei manager. Che tipo di tetto vogliamo mettere? Non vi devo spiegare perché, perché credo che sia superfluo spiegare che a vedere manager che guadagnano 48 milioni di euro, Marchionne, e contemporaneamente fanno piani di dismissione del personale, quando guadagnandone 24 milioni, potrebbero pagare con gli altri 24 2.000 persone, richiami a qualcosa che stona in questo momento. Noi crediamo che ci siano tre principi da osservare. Uno, equità. Non è una questione soltanto morale, è una questione di sostenibilità sociale. Quando si superano dei limiti di iniquità, quando l'iniquità diventa eccessiva, poi il rischio che ci siano delle degenerazioni è un rischio esistente, è un rischio di cui dobbiamo tenere conto. L'equità è necessaria alla convivenza sociale, non è una cosa morale, è una necessità per la convivenza sociale. In assenza di equità, prima o poi, saltano i patti di convivenza. Ed è la prima questione. Sostenibilità. Sostenibilità perché in economia, quindi facendo il ragioniere, 1.000 persone, 2.000 operai della Fiat consumano di più di un amministratore delegato che probabilmente quei soldi se li porta anche a spasso da qualche parte nel mondo, non li investe in Italia. E se noi vogliamo vendere le scarpe, vogliamo vendere le camicie, vogliamo far girare i consumi, è necessario distribuire. Per distribuire bisogna fare lavoro e pagare correttamente il lavoro. E per far questo la sostenibilità di una distribuzione più equa è indispensabile. Se l'unica occupazione dell'azienda è remunerare il capitale o l'amministratore che fa remunerare quel capitale, inevitabilmente il meccanismo non è sostenibile. E infatti, nella famosa esempio del... Allora, la scelta politica era quella di remunerare soprattutto il capitale. Le banche servivano a consentire quel meccanismo, perché per poter fare quella scelta occorreva indebitare la gente che comunque avrebbe dovuto consumare. La liberalizzazione delle regole sulla finanza hanno consentito di scaricare il rischio dalle banche alla cittadinanza. Ma alla base c'è una scelta politica, quella di remunerare prevalentemente il capitale e non il lavoro, e sostenere i consumi attraverso l'indebitamento dei lavoratori anziché attraverso la retribuzione dei lavoratori. Alla base c'è quella. Allora, o si fa un passo, e quindi il problema è fare regole compatibili anche con il sistema capitalista, perché queste non sono regole compatibili, non sono regole sostenibili. L'ultima, la trasparenza. E questa riguarda prevalentemente il nostro settore, il settore banca e assicurazioni, ma riguarda anche gli altri, per carità di Dio, perché la verità è che le motivazioni per cui la politica e gli affari non fanno nulla, non cambiano la legge elettorale piuttosto che non cambiano i meccanismi di governo, di controllo, i motivi per cui Banca d'Italia fa le reprimende sulle banche popolari, fa le reprimende sulle retribuzioni dei manager bancari, ma pur potendo legiferare, perché la Banca d'Italia può regolamentare le retribuzioni di me, non le regolamenta, è che ci sono dei conflitti di interesse, e nei conflitti di interesse non c'è trasparenza. Il motivo per cui, cioè qualcuno mi dovrebbe spiegare il motivo per cui in un'azienda, la mia, in cui
il direttore generale viene inquisito dalla magistratura e viene chiamato a responsabilità dalla nuova amministrazione aziendale, qualcuno mi deve spiegare per quale ragione viene liquidato contemporaneamente a ciò con 4 milioni di euro, nonostante ciò non sia previsto dal suo contratto. Che ci sia un problema di trasparenza, che ci sia un problema di conflitto di interessi fra chi eroga il denaro e chi lo riceve? Allora, tre problemi: equità, trasparenza e sostenibilità. Come l'abbiamo affrontato? C'è una legge che dice che i manager pubblici non possono percepire più di, la semplifico, 300.000 euro, 294.000 possono stati rivalutati, adesso c'è tutta la questione in Parlamento, cioè se c'è sempre o non c'è sempre questa legge. Ma quando noi abbiamo fatto la proposta c'era questa legge. Noi abbiamo detto che la retribuzione dei manager privata deve essere ancorata a quel tetto al pari dei manager pubblici. Poi l'Europa dice il rapporto fra retribuzione fissa e retribuzione variabile non può superare 1-1, cioè quindi non può essere, il complessivo non può essere più del doppio della retribuzione, ma l'Europa lo dice a manager anglosassoni, a manager tedeschi che percepiscono moltissimo sul variabile e poco sul fisso. I manager italiani percepiscono moltissimo sul fisso e poco sul variabile. E allora se noi ci lasciassimo soltanto la direttiva europea aumenteremo la retribuzione dei manager italiani, e noi diciamo che invece deve essere diminuita, perché non ha senso che qualcuno guadagni 3 milioni di euro e contemporaneamente chieda il licenziamento delle persone. Allora, l'altra cosa, i bonus in uscita, noi ne chiediamo l'abolizione. E l'ultima cosa, i sistemi premianti devono essere ancorati all'impatto sociale che l'attività di quel manager ha fatto. Non sarà mica la stessa cosa produrre utili per un'azienda licenziando 2.000 persone o produrre gli stessi utili per la stessa azienda assumendo 2.000 persone. Non sarà mica la stessa cosa. E allora quando io premio un manager non lo posso premiare a prescindere da ciò che ha provocato attraverso la sua azione. Se quell'azione è un'azione di breve o di lungo periodo, se quell'azione è un'azione che ha creato occupazione o che ha creato disoccupazione. Allora, su questi principi elementari abbiamo costruito la proposta di legge. Dico che per portarla in Parlamento occorrono 50.000 firme, noi abbiamo già superato le 50.000 firme. La proposta di legge è stata depositata in Cassazione il 29 di maggio e abbiamo già superato. Abbiamo tempo fino al 29 novembre per aumentare il numero di queste firme. Contiamo di farlo e contiamo anche di trovare in Parlamento appoggio trasversale di chi ritiene che bisogna mettere un freno a questo andamento e costruire un sistema più equo, un sistema di valutazione che abbia dei parametri certi, non perché vogliamo un mondo dirigista, ma perché riteniamo che il Paese abbia bisogno di una corretta distribuzione anche a partire dalla remunerazione dei manager che si assumono responsabilità ma che poi non pagano mai per le responsabilità che si sono assunte. Perfetto, grazie. È tardissimo e dobbiamo chiudere. Garavaglia chiedeva di poter dire ancora due parole e chiudiamo. Ci sarebbero tante cose da dire, conto, ma... No, io volevo proprio dire una cosa perché me l'ha suscitata lui, anche per l'amico Saga. A me dà un po' fastidio quando si comincia con il ritornello e i politici non fanno niente, perché adesso va bene tutto, però mettiamo i puntini sulle i. A parte che adesso ho un ruolo diverso, quindi potrei dire me ne prego, qui siamo più operativi, abbiamo dato 1 miliardo alle aziende, eccetera, eccetera, però non è questo il punto. Però non è esattamente così. Faccio 2 esempi, proprio sulle remunerazioni. Il tetto dei manager pubblici c'è perché ha fatto l'emendamento la Lega e l'ho fatto io. Quando è arrivato il Monte Paschi, il decreto Monte Paschi in Senato, ho fatto un emendamentino bellino che diceva una cosa molto semplice: il board di Monte Paschi non prende premi di nessun tipo finché non restituisce fino all'ultimo euro allo Stato, e anche quello l'ho fatto io, ma non per fare fenomeno, ma per dire che non è vero, e come è vero per Garavaglia, è vero per Sangue, è vero per tantissimi, non è vero che si va tutti là a scaldare la sedia. Detto questo, che ci sia un sacco di roba da fare, siamo d'accordo tutti. Bene. E proprio perché c'è da fare domani, si deve lavorare, buonanotte a tutti e grazie di aver ascoltato.